Dopo 20 anni torna in Molise una gara di ciclocross. Domani a Termoli, infatti, in occasione del Trofeo dei Tre Mari, si terrà la prima edizione della Coppa d'Inverno, organizzata dalla Ciclistica San Timoteo e che annovera nel suo percorso stagionale le regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Molise. Il circuito di 2 chilometri, che si ripete più volte, si svolge all'interno del Parco Comunale di Termoli. Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Termoli e dalla Feder Ciclismo Molise, 130 sono gli iscritti, rispettando così tutti i pronostici. Tra essi, molti provenienti dal centro-sud Italia e anche da società sportive della Toscana e del Trentino Alto Adige. 3 le partenze previste. La prima riguarderà ragazzi esordienti allievi, la seconda i Junior Master 3 e 4 over, e l'ultima l'Elite Under 23 e Master 1-2-3. Sono messi in palio punti per il titolo italiano di tutte le categorie, poiché alla gara prenderanno parte dagli amatori agli agonisti. Massiccia la presenza di atleti del gentil sesso. Per il Molise saranno gli atleti della Ciclistica San Timoteo e della Team Veius a prendere parte alla manifestazione. La manifestazione ha lo scopo di risvegliare l'interesse per il ciclocross, che è parente alla mountain bike, è il commento di Silvestro Belpulsi, presidente della Federciclismo Molise. Il cross è una disciplina acerba nella nostra regione e la gara di Termoli rappresenta l'occasione per far ripartire questa specialità invernale delle due ruote, che manca da una 20ina d'anni, con l'obiettivo di dare ad essa nuovi stimoli ed offrire agli appassionati lo spettacolo di questa vincente disciplina.